Mi trovo nel parco dell'Orecchiella. Questo è il giardino montano. Guardate quanto è tenuto bene e guardate che bei fiori. Questo è il centro visitatori dell'Orecchiella. Qui i visitatori vengono accolti. Mi trovo nel museo naturalistico dell'Orecchiella. Lui è Nemes, la mascotte del parco, e un tasso. E pian piano ci spiega tutto quello che c'è in questo museo. Possiamo sentire anche i rumori degli animali, i versi degli animali, il cinguettio degli uccelli, ci sono numerosi diorami. Ci sono anche diorami di insetti, lupi, arieti, conigliofoni. E insomma, è un museo molto carino. All'Orecchiella c'è anche un altro posto molto interessante, ovvero una casa dedicata ai rapaci che racconta la loro storia. Se si ha fortuna possiamo vedere arieti, quindi muffloni, orsi e caprioli. Osservando due orsi bruni. Là ce n'è un altro. All'Orecchiella c'è anche il Museo di Storia del Territorio e del Paesaggio dell'Appennino Tosco-Emiliano. All'interno del museo si trova la riproduzione di una carbonaia. Questo era il prodotto finito. La Pania di Corfino è la porta d'accesso meridionale per il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Questa Pania è isolata, è una montagna a parte. Mi trovo alla Fortezza delle Verrucole, nel comune di San Romano in Garfagnana. Questa è una fortezza rinascimentale che è appartenuta ai duchi Estensi di Ferrara. Era una fortezza inespugnabile per ben 400 anni, è stata presidio militare dei soldati. Ora che il comune l'ha restaurata, al suo interno vi si può visitare un piccolo museo e una catapulta. Io in questa fortezza ci sono già stato, infatti qualche anno fa che ero venuto in questa fortezza avevo visto in diretta il lancio della catapulta. Facciamo un in arrivo! Il ponte di San Michele nei pressi del paese di Piazza Alserchio, che ricorda vagamente il ponte del diavolo che ho visitato tempo fa, si trova sulla strada che conduce da Garfagnana a Lucca. Il paese di San Michele, diviso in due dal torrente Acqua Bianca, conserva ancora il suo aspetto medievale. Locomotive a vapore come questa che è esposta a Piazza Alserchio come monumento attraversavano la Garfagnana e collegavano Lucca con Aulla. Tanti anni fa, esposte nelle piazze come monumento, c'erano delle locomotive a vapore anche in Versilia, ovvero Pietrasanta e Marina di Pietrasanta. Adesso non ci sono più. Entrate tutti! Certo che doveva essere un lavoro faticoso e molto difficile manovrare questa locomotiva a vapore. Perché a vapore? Perché qui c'era il fuoco, no? con la legna da ardere e con il carbone fu e la locomotiva partiva perché non c'era una benzina. Mamma mia, devo andare alla destinazione a Lucca. Sono partito da Ulla, adesso devo andare a Lucca. Siamo a Piazza.